Yeah, finalmente dopo 6 mesi ce la faccio a caricare un nuovo video e questa volta vi volevo far vedere i prodotti che ho finito per il corpo degli ultimi 6 mesi, ma partiamo subito perché ce ne sono abbastanza, non vorrei che duri 3 ore questo video. Niente, partiamo subito con il primo prodotto, che in realtà non è uno solo, ma è questo set che avevo comprato un po' di tempo fa quando ero andato alla fiera di fare la cosa giusta. Ed è di questa marca Idea Toscana ed erano praticamente tre mini taglie di alcuni dei loro prodotti e c'erano in questo caso il bagno doccia idratante, lo shampoo normalizzante e la crema fluida idratante. Allora, che dire di questi prodotti? È una linea intanto a base di olio di oliva. E la caratteristica di tutti quanti i prodotti è che avevano la stessa profumazione in linea di massima, cioè abbastanza fresca e non troppo invasiva, cioè per quanto mi riguarda. Era sì, sul fresco perché se non sbaglio c'era dentro l'essenziale di menta, poi dopo l'essenziale di lavanda. Comunque alla fine il profumo che si otteneva era comunque molto fresco. E questi prodotti mi sono piaciuti tutti molto e se dovessi trovarla in giro può darsi che ricomprerei qualcosa. Poi, e questi buttiamo perché ho qua un casino di roba e non vedevo l'ora di farlo sto video così almeno via. Poi, restando sempre sulla stessa linea, a sto punto vi faccio vedere anche la crema mani. Questa qua, sempre della Idea Toscana, come potete vedere vicino al marchio. E anche qua sono 150 ml di prodotto, quindi una crema mani comunque abbastanza grande. Adesso non andate a farvi vedere il flacone, ho tenuto solo la scatola perché poi l'avevo tagliato per finirla fino in fondo ed è appunto una crema mani nutriente per le mani e per le unghie e la caratteristica di questa crema è che si assorbiva molto velocemente, quindi per tutte quelle persone che non gli piacciono le creme mani che rimangono troppo appiccicose, questa qui la trovo particolarmente adatta per quelle persone. Poi comunque ne basta pochissima per ogni applicazione e lascia le mani molto morbide e lisce. Anche questo è un prodotto che mi è piaciuto molto. I prezzi non mi ricordo, ma forse ve li avevo detti nel video sempre di quelli di fare la cosa giusta, che questa qua l'avevo comprata sempre ovviamente nello stesso stand loro. Poi passiamo alle cose per lavarsi. Vi volevo far vedere questo prodotto della linea Puris Baby Care che hanno già fatto vedere un sacco di persone qua su YouTube. Tra cui, se non sbaglio, Catticful e anche Luanatura, che sono comunque due persone che seguo, e appunto avevano parlato di questi prodotti che non costavano ovviamente molto, e ce n'erano dentro comunque 500 ml di prodotto, quindi dura abbastanza. E anche in questo caso, a me questo prodotto è piaciuto molto, sia per la profumazione delicata di bimbo, praticamente sa molto di bambino. Però tanto è un bagnoschiuma quindi non è che rimane più di tanto l'odore sulla pelle e in più fa una bella schiuma, è abbastanza liquido come prodotto, non è molto denso, ma devo dire che questo qua può essere che lo riacquisto perché per il prezzo non troppo alto mi piace. Un altro prodotto anche in questo caso che ho già sentito parlare molto qua su YouTube però vi volevo dire anch'io la mia ed è questo bagno doccia della linea dell'Idea che ha la profumazione di albicocca e mango. Anche qui la profumazione mi piace molto, è molto dolce, si sente molto secondo me cioè rimane dolce, si sente secondo me molto l'albicocca con un punto misto di mango e anche in questo caso il prodotto mi è piaciuto tantissimo. È un gel anche qua non troppo denso che lascia un po' profumo sulla pelle e la lascia molto morbida e idratata. Poi, sempre per quanto riguarda, diciamo, il lavaggio, vi volevo far vedere questo qua, che
che è da tantissimo tempo che ce l'ho lì, ogni volta mi dimenticavo di farvelo vedere, ed è questo qua della saponaria, detergente intimo, Bardane Calendula, da 250 ml, avevo acquistato, se non sbaglio, parecchio tempo fa sul sito di Panda Shop. E anche in questo caso, come l'ho usato ovviamente come detergente intimo e mi era piaciuto. E quando si usava era all'inizio molto, molto strano rispetto agli altri detergenti, perché sembrava quasi che lasciava una patina, cioè non una patina, tipo come sembrava quasi che lasciava una pellicola strana, però non è che dava fastidio come cosa. E anche la profumazione di questo è buona, però non ve la so descrivere. A me non dispiace, secondo me si sente molto la, ricorda un po' la calendula, però non è quell'odore di calendula troppo forte che magari ad alcuni può dare fastidio. Anche qua in questo caso mi è piaciuto, però adesso sto utilizzando un altro detergente che costa molto meno, che trovo al supermercato senza stare lì a fare ordini online o cose del genere. Poi volevo far vedere, ah sì, questa lozione corpo della Dr. Organic, lì come si dice, alla lavanda, ed è appunto una lozione quindi non troppo densa, sono 200 ml, e anche di questo qua vi avevo fatto il video parecchio tempo fa dove vi facevo vedere l'haul, diciamo, di questi prodotti che mi erano stati regalati da una mia amica. E cosa dire, allora, come prodotto mi è piaciuto tanto, perché è una crema che va bene per le pelli non troppo secche del corpo, che io non ho la pelle proprio così secchissima, e si stende molto bene, non lascia la patina, nessuna patina bianca. Una volta che la mettete potete rivestirvi subito. L'unica cosa è che ovviamente, non essendo un prodotto che ho acquistato io, magari avrei comprato un'altra profumazione, perché qui sa molto di lavanda, io non è che sono un amante di tanto della lavanda, però diciamo che l'ho usata volentieri, l'ho finita tutta, praticamente tutta cotta per andare fino in fondo. E anche in questo caso, se dovessi trovare un'altra profumazione di questo prodotto anche in alcuni negozi, perché questa linea è venduta oltre che su internet, la potete trovare nei city store di Essere Benessere, anche nelle loro farmacie se non vado errato, e quindi magari proverò un'altra profumazione, oppure so che di questa fanno anche il barattolone, che è un burro quindi un pochettino più idratante, che io preferisco i barattoli perché così potete, ci mettete dentro le dita e finite, cioè potete usare tutto il prodotto senza stare lì a tagliare robe del genere. Poi un'altra crema per il corpo, questa volta è un burro corpo ed è questo qua della Vivi Verde Coop, appunto. Quando dice burro co corpo vellutante protettivo, allora questo qua ve lo faccio vedere, anche se non è in realtà finito, perché quello finito l'avevo buttato via il barattolo, purtroppo mi sono dimenticato, però l'ho finito in questi diciamo 6 mesi, e questo qua l'ho ricomprato perché mi era piaciuto molto, il suo prezzo non era molto alto, sono 200, non mi ricordo se l'ho già detto, forse no, non l'ho detto, no, sono 200 ml di prodotto. E in questo caso vi posso far vedere com'è la consistenza perché ce l'ho ancora qua, ed è questo burro bianco, come potete vedere molto denso, perché anche se faccio così non viene giù, non viene giù, e ha una profumazione delicata sul dolce che a me piace molto, è a base di burro di karité, quindi molto idratante, però anche in questo caso vedete si spalma subito, non so se riuscite a vedere, e non lascia, vedete, non lascia la scia bianca. Comunque anche di questo prodotto ce ne sono un sacco di video al riguardo, però ho voluto provarlo anch'io per vedere se era vero quello che dicevo, ed effettivamente è un burro che a me personalmente è piaciuto tanto, e difatti l'ho ricomprato. In questo momento non lo sto usando come crema per il corpo, ma lo sto usando per le mani, perché appunto si assorbe subito, non lascia appiccicaticcio un ticcio. Poi vado un pochettino veloce perché sennò qua talmente c'è, cioè, abbastanza cose che non vorrei che annoiarvi troppo. Cosa vi faccio vedere? Ah sì, vi faccio vedere questa crema che non ricordo se di avervela fatta già vedere o meno, comunque ve la ripropongo un attimino.
ed è questa crema mani della saponaria menta e limone, anche in questo caso super finito da abbastanza tempo. E anche qua molto buona, sia la profumazione che mi ricorda le cicche della Brooklyn, quelle gusto lungo, quelle fatte diciamo a striscia, e mi ricorda proprio la profumazione di quelle cicche lì. Non so se anche a voi è la stessa cosa, se l'avete provato o meno. È una crema che secondo me merita. L'unica cosa è che fanno le confezioni, a parere mio, un po' piccoline perché sono solo 60 ml. Magari questa qua va bene per le persone che magari viaggiano, che se la devono tenere in borsa, queste cose qua. Un'altra crema per le mani che io ho usato da tenere nel mio borsello è questa qua della Bio Bio Baby Pilogen Carezza, ed è questa crema per le mani da 40 ml, quindi un formato abbastanza piccolino, appunto per andare in giro alla profumazione mango. Anche qua questa linea si può trovare, cioè io l'ho comprata sul sito di Accoverde. Il suo prezzo non è molto alto, anche perché non ce n'è dentro tantissimo, però per andare in giro, per non portare dietro i bidoni appunto da portare in borsa, la trovo molto comoda. Anche la profumazione è sul dolce di mango, a me personalmente piace. E anche come, diciamo, come idratazione l'ho trovata abbastanza buona, perché avevo letto in giro che non ne idratavano molto, però io non l'ho trovata proprio così, non l'ho trovata proprio così male. Adesso ne sto usando un'altra, ne ho prese un po' appunto per provare i profumi, perché il suo formato piccolino andava bene da tenere nel borsello. Quindi anche questa, se non l'avete provata, vi la consiglio. Poi passiamo a un altro genere di prodotto. Cioè, passiamo ai deodoranti. Vi volevo far vedere questo qui della Sante, il Deo Spray Crystal. Io ne ho provati diversi di questi deodoranti con l'allume di potassio. Questo, allora, sono 100 ml, è senza alcol, perché, come sapete, ve l'ho già detto, a me i deodoranti che hanno dentro l'alcol non mi piacciono. E questo l'ho trovato abbastanza buono, non ha profumazione, quindi non c'è molto da dire. Per quello che sudo io, il suo dovere lo fa abbastanza bene, perché l'ho usato anche d'estate. E che dire, l'unica cosa è un pochettino scomoda, perché è la confezione di vetro, quindi se cade fate il danno. Per fortuna non è successo, e quindi è un prodotto abbastanza buono. Non penso che magari lo ricomprerò, perché ora sto usando un altro deodorante da supermercato, che vi farò vedere, ma tanto anche quello lo conoscete già. Però vabbè, quando lo finisco ve ne parlo un attimino. E quindi come prodotto mi è piaciuto. L'unica cosa è che dopo un po' furia di utilizzarlo, tendevo diciamo a tapparsi il buchettino qui da dove usciva, cioè l'erogatore da dove usciva il prodotto, e quindi però non si è mai bloccato più di tanto, però no, è stato un piccolo incidente, se vogliamo dirlo così. Poi un altro deodorante che vi volevo mostrare è questo qua, della Diamond, nella profumazione fresco. Sono 125 ml, anche in questo caso è un deodorante che non contiene alcol. L'avevo comprato alla fiera di Fa la cosa giusta. Ne avevo comprati due, appunto ve li faccio vedere tutti e due, che sono finiti tutti e due. Ma questi prodotti assolutamente non li ricomprerò mai più. Perché non so se è successo anche a voi, ma a me, come con quello della Sante, che ogni tanto capitava che si tappava il derogatore, in questo caso si è tappato praticamente quasi subito, non ho fatto in tempo neanche ad arrivare a metà del prodotto che si bloccava, e quindi per finirlo ho dovuto utilizzare questo deodorante con un batuffolo di cotone e passarlo sulla parte. Quindi la scomodità e la perdita di tempo non valgono, secondo me, questo prodotto. Più che altro, il prodotto di per sé ha anche una buona profumazione, però se deve esserci questo inconveniente qua, preferisco usare un altro prodotto che non mi crei questo inconveniente e questa perdita di tempo. Quindi assolutamente o cambiano la confezione, o cambiano un attimino, non so, la formulazione, perché magari come è formulato adesso crea
questo intoppamento, non lo so. Comunque, per il momento non penso proprio che li comprerò. Poi, nella parte finale vi volevo mostrare. No, prima di farvi vedere quelli, vi faccio vedere questi. Un profumino che ho finito di Akamuti. E questo nella profumazione Exotic Spice, quindi spezie esotiche. Questi ve l'avevo già fatto vedere un'altra volta, questo genere di profumo. È fatto così a roll-on ed è praticamente un insieme di oli essenziali profumati che vanno a creare questa, diciamo, fragranza. Questa, tra tutte le varie che ho provato, si può dire che forse sia quella che mi sia piaciuta di più, anche se non credo che li ricomprerò in futuro, perché con il prodotto che vi faccio vedere dopo mi è successa una cosa che non mi ha fatto, diciamo, più venire voglia di acquistarne altri. Questo qua non mi è dispiaciuto, ci ho messo abbastanza tempo per finirlo e sono di ml, boh, non mi ricordo, non lo vedo scritto da nessuna parte. E non mi ricordo neanche il prezzo. Comunque questo qui l'avevo acquistato sempre sul sito di Panda Shop. L'altro prodotto non è un prodotto che ho finito, perché purtroppo dal momento subito in cui mi è arrivato aveva una puzza di fiori marci che non l'ho neanche iniziato e lo devo appunto cestinare. Purtroppo butterò via i soldi perché non vedo un altro uso che ne posso fare, ed è sempre un profumo di Akamuti, e in questo caso è quello alle rose e alla mandorla, se non sbaglio. Sì, penso di sì. Comunque c'è scritto rose, quindi la rosa c'è sicuramente. Come potete vedere è nuovo perché non l'ho praticamente mai usato, perché la puzza di questo profumo è una roba che non si può descrivere, forse la mia faccia la descrive bene. Puzza. Per me sa di fiori marci, l'unica descrizione che mi viene in mente per questo profumo, quindi mi toccherà cestinarlo perché non riesco a mettere un profumo del genere. Poi, l'ultima serie, diciamo, di prodotti che vi voglio far vedere, non sono, diciamo, dei prodotti in taglia grande, ma bensì sono dei campioncini che mi sono stati regalati per il lavoro che facevo prima, per farmeli provare. Mi hanno dato questa serie di campioni, quindi vi volevo dire due parole, non molto, perché appunto essendo dei campioncini, cioè non proprio dei campioncini, delle mini taglie, non è che li ho provati per un lungo periodo, però vi volevo dire giusto due parole per quel poco che li ho provati. E partiamo dai primi due. E il primo è questo olio alla calendula della Veleda da 10 ml in questa ampollina, ed è l'olio Sì, che dentro, ovviamente l'olio essenziale, l'olio di calendula officinalis, l'estratto, e l'olio di sesamo. Non ha profumazione, come vi ho detto prima. In realtà vi ho detto prima che sapeva di calendola, ma in realtà non sa di niente. E questo olio è adatto per i bambini molto piccoli, anche per togliergli la crosta lattea. Io invece l'ho usato dopo la doccia, prima di uscire con la pelle ancora umida, prima di asciugarmi tutto il corpo come idratante. Non era sto granché, cioè più che altro perché non profumava, però diciamo che l'idratazione si sentiva. Magari per i bambini piccoli funzionerà di più, per il mio caso lo usavo come idratante, non è che ha fatto più di tanto. Poi un altro prodotto è questo olio, sempre della Veleda, in questo caso l'olio 9 mesi, che dovrebbero usare le mamme per appunto i 9 mesi prima che nasca il bambino sul pancione, per prevenire le smaiature. Quest'olio ha una profumazione che a me piace abbastanza, come idratante anche non è male, e vediamo se riesco a trovare gli ingredienti per dirvi più o meno gli oli essenziali che ci sono dentro. Beh, ci sarà sempre l'olio di sesamo e poi altri estratti che in questo momento non. Eccolo qua. C'è l'olio di jojoba, l'arnica,
Poi che cosa c'è? Queste cose qua che dovrebbero appunto andare ad idratare la pelle e a prevenire appunto la formazione delle smagliature. Per finire vi volevo mostrare appunto questi altri mini taglie di... Ok, queste quattro profumazioni c'erano dentro. Sono 20 ml per ogni prodotto e le profumazioni sono queste quattro. Allora, limone, lavanda, rosa oddio, come si chiama questo? Magari se lo leggo, è melograno. Allora, questi qua sono dei bagnoschiuma che però non si presentano sotto forma di gel, ma sono bensì delle creme molto dense. E anche per questo allora, mi sono piaciuti parecchio perché essendo cremoso così dopo non c'era quasi neanche bisogno di mettersi la crema perché diciamo idratavano già parecchio questi qua. Le profumazioni mi sono piaciute tutte a parte vabbè quella la lavanda che non la chiamo più di tanto mentre le altre erano tutte molto molto buone, ovviamente non duravano molto. Però diciamo come potere idratante mi sono piaciuti come prodotti. Invece gli ultimi due, poi dopo abbiamo finito, altri due campioncini di creme fluide per il corpo, anche in questo caso c'è la profumazione al limone e alla rosa. Anche in questo caso qua creme molto fluide che si stendevano bene, non lasciavano la scia bianca, mi sono piaciute. E no. Abbiamo finito, questi qua erano i miei prodotti appunto finiti dagli ultimi 6 mesi per quanto riguarda il corpo. Adesso poi piano piano caricherò anche altri video con gli altri prodotti che ho finito. E basta. Ci vediamo allora. Ciao ciao!